seconda. Raffaele, scusami, io sono un po' diretto. Non mi è casata. Le due forse è nato sul burro, è nato da un'incomprensione da te il portiere, oppure se magari sei stato vuoto e non sei riuscito. No, sono stato. La colpa è mia, perché sono stato attratto dalla palla e ho perso la marcatura. Scusami, no. Enzo Russo. Una vittoria quasi sicura, poi ci stava quasi facendo una beffa. Abbiamo preso un gol senza mai che ci hanno cacciato in porta. Oggi la squadra era viva, ha risposto bene, e meritavamo la vittoria. Abbiamo fatto l'errore di non chiuderla su varie occasioni, sulla traversa di Favetta, qualche occasione che ha avuto anche Mansur, la potevamo chiudere. E purtroppo alla fine comunque l'abbiamo pareggiata. Però devo dire la verità, rispetto a prima la squadra era viva, l'ho vista che era un po' più serena rispetto a qualche giornata fa, quindi dai, ci prendiamo in meglio, magari mercoledì riusciamo a vincerlo. Però vedi, il problema è che è sempre troppo poco quello che riusciamo a produrre per avere ragione in qualsiasi avversario, che di contro al primo attacco, al primo tentativo ci mette in soggezione, ci mette in depressione. Perché avviene questo? Sono 11 partite. Non questo ci chiediamo. Noi da lassù arriviamo a un certo punto e ci stanchiamo di vedere sempre le stesse monotone azioni, gli stessi errori. Non c'è un qualcuno di voi che accenda all'improvviso una lampadina o qualche cosa. Noi diciamo sempre un poco di cuore vorremmo in più. Perché non lo date? Al di là del valore intrinseco e estrinseco di ognuno di voi, vorremmo vedere veramente, vedervi combattere, che poi si possono anche perdere le partite. Perché questo? Molti di voi girovano per il campo improduttivi e sono 11 partite queste qua. La gente si sta allontanando. Di fatto noi cerchiamo di coinvolgere e ci dico, ma che devo venire a vedere? Mi devo venire, devo venire a stare male. Voi non siete chiesto, ne avete pure parlato. Sicuramente la squadra ha avuto un certo. Ah, c'è la delusione da parte di tutti, anche da parte nostra, perché anche noi siamo venuti qua per altri obiettivi, quindi abbiamo avuto tutti un crollo comunque mentale, non è facile, ma sicuramente ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la faccia, perché almeno noi abbiamo avuto il coraggio di accettare la Casertana, iniziare in ritardo, entrare nel girone H, uno dei gironi più difficili della Serie D. Quanti calciatori hanno rifiutato? Invece noi siamo venuti qua, abbiamo preso la maglia della Casertana, ci siamo messi addosso, ci abbiamo messo il cuore, ci mettiamo ogni giorno tutte le nostre forze. Ma purtroppo il calcio non è una logica che comunque se tu ci metti il cuore e tutta la voglia che hai, vinci le partite. Ci sono tanti fattori. Oggi la partita l'avevamo vinta, bastava chiuderla oppure non prendere gol su calcio d'angolo. L'avevamo vinta, magari mercoledì andavamo in campo con un altro spirito, sicuramente andremo in campo con un altro spirito, perché per me è stata una prestazione positiva, perché comunque ci sono anche giovani che è il primo anno che giocano in un campionato del genere, indossano la maglia della Casertana, non è facile gestire comunque tante cose, quindi lo so che tutti voi siete delusi, ma noi siamo i primi ad essere delusi, quindi spero che ci state vicini e combattiamo fino alla fine. Che agonistico, diciamo così, un blocco, tecnico, un blocco da anche agonistico, che non c'è, un blocco da cercare di. Sì, ci dobbiamo sbloccare, ci serve una vittoria. A me se arriva una vittoria ci sblocchiamo tutti, giochiamo tutti più sereni, più spensierati. Almeno facciamo divertire la gente come le prime 12 partite. C'è stata questa metamorfosi. Sì, c'è stato troppo. C'è anche da dire che si mette anche un po' di sfortuna, perché comunque noi dopo, anche durante quelle 12 partite, ogni domenica avevamo un infortunato. Comunque poi da lì non siamo mai stati più a completi. C'è gente che gioca senza allenarsi, perché veramente si butta in campo anche rischiando di farsi male.
però per la Casettana tutti noi siamo a disposizione. Io dopo il Covid ho fatto 2 giorni di allenamento, ho giocato a San Giorgio, cioè rischiando di farmi male. E comunque si mettono tutte queste cose che non ci aiutano sicuramente, non sono scuse, sicuramente dobbiamo dare di più e dobbiamo avere il coraggio di, e più personalità di uscire da questa situazione. In prospettiva, futura, ci vedresti un back tra i protagonisti per una Casettana vincente per il prossimo anno? Il mio obiettivo personale è proprio questo, perché quando sposo un progetto io lo sposo con tutto me stesso, ci metto il cuore, quindi se quest'anno non ci sono riuscito e la società mi dà la possibilità di dimostrarlo di nuovo, volentieri, è la mia prima scelta. Non sono del tutto d'accordo con tutti i temi, ovviamente, perché in realtà oggi qualcosa di diverso si è visto. Secondo me il cambio modulo ha aiutato la squadra ad essere sicuramente più efficace in fase offensiva. Credo che l'emergenza difensiva sia stata la causa principale della non vittoria, perché poi quando ti mancano tanti giocatori nello stesso reparto si riflette su tutto il rendimento della squadra. Ecco, tu mi parlavi prima di problema mentale, non aver vinto una partita che secondo me la Casettana meritava di vincere può essere un rischio da questo punto di vista, può aumentare questo blocco che vi viene così a palla un po' troppo tempo. Ma come ho già detto prima, io personalmente vedo c'è che è stata una prestazione costruttiva per il futuro. Infatti anche dopo la partita subito il mister è arrivato nello spogliatoio e comunque ci incitava a non abbassare la testa, ma a reagire, perché comunque è stata una prestazione, diciamo, positiva al di là del risultato. La faccio a te, la chiedo al mister, è una domanda molto semplice: quanto pesa sul morale l'assenza di vittorie in casa, perché comunque a San Giorgio è un stabilimento, sono 63 giorni che ben che vada vincendo con Nardò arriviamo a 70. Quanto pesa sul piano psicologico l'assenza di una vittoria anche proprio di tifosi, che comunque oggi rispetto a qualche mese fa sono stati molto più pochi, quindi sono i più, scusamente, incazzati per questa mancanza di risultati da parte rossa. Sì, sicuramente, comunque la vittoria manca prima a noi e poi soprattutto anche a loro, però noi scendiamo in campo, in casa o fuori casa, con l'obiettivo di vincere, non ci siamo mai accontentati del pareggio. Infatti se abbiamo perso qualche partita in più è perché abbiamo provato a vincerla, invece poi l'abbiamo persa tipo Francavilla un po' di tempo fa. Purtroppo ogni partita ha una storia a sé. Prima cosa, questo nuovo ruolo che ti ha affidato mister Feo da giocando a due, ti dà un po' di compiti difensivi in più forse rispetto a fare la pura mezzana, ti fa vivere nello stesso? Sì, io già l'ho fatto in passato, l'ho fatto qualche anno fa a Vibo Valenzo dove ho vinto un campionato, quindi è un ruolo che mi piace anche, però mi devo mentalizzare che mi allontana dalla porta. Un po' di mazzate in più. Un po' di mazzate. Okay, e con i nuovi che sono arrivati, come si trova? No, io personalmente già conoscevo Tana Kosovan, quindi siamo stati insieme a Picerno, Diaz comunque abbiamo giocato contro qualche volta, quindi bene o male subito si sono integrati, infatti anche oggi sono entrati bene, hanno risposto bene, quindi ci daranno sicuramente una mano. Si sente di promettere ai tifosi che magari dovrebbero dirci un treno di vittorie? Io posso promettere ai tifosi che noi suderemo la maglia fino alla fine, anche se a volte magari in campo non si vede, però noi veramente ce la mettiamo tutta, ma anche se vengono a vedere gli allenamenti noi dedichiamo tutti noi stessi, quindi prometto che cercheremo di portare la Casettana più in alto possibile. Tanto, grazie a voi.